Salve a tutti ragazzi, io sono Bolt Player e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono ritornato su Pokémon Cristallo. L'ultima volta ho sconfitto le reclute del Team Rocket insieme a Lens. Beh, in realtà ho sconfitto anche la capopalista Jasmine e ho catturato anche il Gyarados rosso. Però comunque adesso direi di continuare. C'è da sfidare il capopalestra Alfredo, se non mi sbaglio. Palestra di Mogania. No, non me lo dice. Sì, ecco qui. Alfredo è un veterano che si è allenato per 50 anni con i Pokémon. Pare che sia abile a congelare gli avversari con le sue mosse di tipo ghiaccio. Perciò cerca di arrostirlo con la tua bruciante ambizione. Sì, intende tipi fuoco. Sono scattato veramente veloce. Congelerò i tuoi Pokémon, così rimarrai immobile. Non se io li scotto. Quelli tuoi, intendo. No, non è uscita bene questa battuta. Facciamo finta di nulla. Sil? Oh no. Perché proprio Sil? Già, è vero. Usano anche tipi acqua o tipo ghiaccio acqua. Growlithe non è la scelta migliore. Ah, comunque ho portato tutti a livello 35. Mi ero dimenticato di dirlo. Sì, ma adesso... chi posso mettere? Electrode. Dai sì, perché no? Almeno lo uso. Visto che l'ho catturato nello scorso episodio. Ah sì, infatti, ho catturato anche Electrode. Direi di usare Tuono. Meno male che non ha fallito. Bravo Electrode. Grazie per i punti esperienza. Ludo Snowboarder. Sta per usare Dewgong. No, lascia Electrode. Per favore Electrode non fallire. Poi Tuono è anche la tua unica mossa tipo elettro, quindi devo usare per forza questa. Oh, meno male. È super efficace. Un sacco di punti esperienza che sono veramente utili. Manda in campo Sil. Vai, usa il nuovo Tuono e fallisce, beh sì. Ci sta alla fine. Basta che non hai fallito questa mossa. Cioè, più che altro questa volta, non questa mossa. Sil è stato sconfitto. Ludo Snowboarder ha perso la sfida. Sei tu che mi hai bloccato. Sì, va bene. Adesso... ok, lì c'è Alfredo. Però comunque io voglio sfidare tutti questi allenatori. Tu combatti con me. Conosco il segreto di Alfredo. Che segreto? Ora sono curioso, veramente. Athos. Shellder. Vai... oh no, è vero. C'è anche Growlithe. Vabbè, secondo me può farcela. Vai con Morso. Appunto. Punti esperienza, venite a me. Anzi, andate su Growlithe. Cloyster. Questa volta però direi di cambiare. Eh sì, Electrode. Per forza. Growlithe rientra, vai Electrode. Che poi i loro Pokémon sono al livello 25, i miei sono al 35. Ho livellato troppo. Fa niente. No. Protezione, no. Vai, usa Tuono adesso, meno male. Ovviamente è sconfitto. Cioè, non c'è neanche bisogno di dirlo. 1087 punti esperienza. Shellder. No, sì, lascio Electrode, però non spreco Tuono. No, però in realtà... no, non importa. Vai, usa Tuono. Vai, vai, vai. Super efficace. Athos Snowboarder ha perso la sfida. Ok, ti dirò il segreto di Alfredo. Vero, vediamo qual è il segreto. Il segreto della forza di Alfredo è questo. Medita ogni giorno sotto una cascata per rinforzare la mente e il corpo. Ah, questo segreto. D'accordo. Il pavimento della palestra è scivoloso. Divertente, eh? Sì, ma non siamo di certo qui per divertirci. Beh, in realtà hai fatto tutto tu. Io non stavo dicendo proprio nulla. Vabbè. Che Pokémon hai?
Oh no! Zwinub o Zwinab, non so come si pronuncia veramente. Resistenza. Si rinvigorisce. Non posso neanche usare tuono contro questo Pokémon. Visto che è tipo terra. Beh, in realtà non è neanche tipo acqua, quindi i mossi tipo elettro non sono super efficaci. Un altro. Ok, comunque. Vai e usa di nuovo morso Growlithe. Vai, 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 vai. Va con azione. Brutto colpo. No, dai, perché resistenza proprio ora? Oh. Si resiste, però. Di nuovo! Cioè, ha usato di nuovo resistenza, d'accordo. Basta, per favore. Oh, meno male. Robby Snowboarder ha perso la sfida. Vuoi vedere quanto siamo seri? No? Questa palestra è grandiosa. Adoro fare snowboard con i Pokémon. Cosa c'entra con la palestra? Penso proprio nulla. Come faccio ad andare da questa qui? Non lo so, però mi sa che qua c'è un altro allenatore. No, un'altra allenatrice. Guarda come curvo a sci uniti. Vuole lottare? Dewgong. Vai Growlithe. Dai, proviamo con morso. Resiste. Cioè, era ovvio veramente. Vai Electrode. Va con botto in testa. Non farà molti danni, appunto. Ora. Credo in te, Electrode. Ah, meno male. Vai, 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 vai. È super efficace. Electrode sale a livello 36. Clara Sciatrice ha perso la sfida. No, mi hai fatto cadere. Non sono stato io. Non puoi accusarmi di nulla. Però comunque... Ah, ecco come si fa ad andare da lei. Per raggiungere Alfredo, il capo palestra, devi pensare prima di scivolare. Sì, però io volevo arrivare prima da te. Oh, manda in campo Jinx. Vai... Growlithe. Ah, contro Jinx posso usare una mossa tipo fuoco. Vai, usa ruota fuoco visto che l'hai imparata. Non penso andrà a KO subito. Appunto. Cioè, c'era bisogno di addormentarmi? Ce n'era veramente bisogno? Dico io. Oh. No, Growlithe, svegliati, per favore. Oh, fallisce. Sì, si è svegliata. Ecco fatto. Brava, Growlithe. Ah, anche brutto colpo. Potevi farlo prima, però. Ci accontentiamo. Rosina Sciatrice ha perso la sfida. Con gli sci ti batterei. Non penso ci siano altri allenatori, quindi vado a curare un attimo i Pokémon. Bene, adesso devo riflettere come arrivare dal capo palestra. Non ho ancora capito veramente come fare. Ok, ho capito come fare. Così, così, così e così. Ecco fatto. I Pokémon fanno diverse esperienze nella vita, proprio come noi. Anch'io ho visto e sofferto molto in vita mia. Visto che sono più anziano, ti mostro cosa intendo. Vivo con i Pokémon da quando tu non eri neppure al mondo. Non perdo tanto facilmente. Ora io, Alfredo, allenatore dell'inverno, ti mostro la mia potenza. D'accordo. Sfida contro Alfredo. Alfredo, capo palestra, vuole lottare. Tre Pokémon.
Parte con Seal. Io pensavo partiva proprio con un Pokémon tipo ghiaccio puro, non lo so. Growlithe non va bene. D'accordo, Electrode, è il tuo momento di gloria. Ah, vento gelato. Se non mi sbaglio è la mossa che fa calare la velocità, sì. Oh. Electrode però è ancora più veloce. E manda a segno tuono. Bene. Ora chi hai? Alfredo Capolessa sta per usare Piloswine. Eh sì, certo che cambio. Fraligator vai tu. Ok, rientra. Vai Fraligator. Vai e usa Surf, che dovrebbe essere super efficace, visto che tipo terra ghiaccio. Vai, 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 vai. Super efficace. Adesso sta per usare Dewgong. Electrode ritorna. Ecco qui Dewgong. Fraligator basta rientra, vai Electrode. Ora, siamo tutti con te. Vai Electrode, sì. Bravissimo. È super efficace. Alfredo Capolessa ha perso la sfida. Ecco fatto. La tua forza mi ha impressionato. La tua volontà ti farà superare ogni ostacolo della vita. Meriti la medaglia della palestra. D'accordo. Grazie. Bolt riceve la medaglia a gelo. Che gentile, grazie. Questa medaglia migliora le statistiche speciali dei Pokémon. Inoltre permette ai tuoi Pokémon di usare Mulinello per superare i mulinelli d'acqua. E poi, questo è un mio regalo. Cos'è, vento gelato? Grazie mille. Sì, dai, metti i contiene vento gelato. Arreca danni e diminuisce la velocità. È il simbolo della durezza dell'inverno. Quando il ghiaccio e la neve si sciolgono, è primavera. Tu e i tuoi Pokémon sarete insieme ancora per molti anni. Godi il tuo tempo con loro. Sì, grazie mille. Sì, devo andare da qui. Palestra di Mogania, Capo Palestra Alfredo. Allenatori vincenti, Bolt. Alfredo è forte, ma tu sei tutta un'altra cosa. È stata una grande lotta, che ha regolato i conti tra due generazioni. Beh, in realtà è vero. Mi stanno chiamando. Professor Helm. Bolt, come te la passi? Sta succedendo qualcosa di strano nelle trasmissioni radio. Parlano i Team Rocket. Bolt, tu hai sentito qualcosa? No. Forse Team Rocket è tornato. No, non ci credo, non può essere vero. Scusa per il disturbo, volevo solo avvertirti. Sì, dobbiamo andare adesso alla torre radio, ma non adesso. Ecco fatto. Comunque andrò alla torre radio in un prossimo video. Ok, per questo video è tutto. Iscrivetevi, mettete like, condividete il video e commentate. E da Bolt Player è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!